il mio telefono, vai in bagno e scattati una foto al seno e poi ti faccio uscire con la sufficienza. Cercava di palpare comunque le parti intime delle ragazze. Studentesse hanno raccontato che già in passato, soprattutto nei mesi di DAD, questo professore si era lasciato andare a battute, allusioni, apprezzamenti fuori luogo. E noi abbiamo in collegamento la dottoressa Maria Grazia Cianciulli, che è stata la dirigente scolastica di questo istituto fino a settembre 2021, fino a poco tempo fa. Allora, intanto la ringrazio. Noi abbiamo, salve, buongiorno a tutti. Stiamo seguendo questa notizia, le chiedo in merito a tutto quanto quello che abbiamo letto sui giornali e queste accuse, pesantissime accuse di molestie sessuali, di violenza, lei che cosa ci può dire? Senta, io volevo innanzitutto fare delle precisazioni. Io non sono più preside di quella scuola dal 1 settembre di quest'anno, cioè da quest'anno scolastico. Sì. C'è stata un po' di confusione sui media e vorrei cogliere questa occasione per fare chiarezza, in quanto si confonde l'anno scolastico con l'anno solare. Dunque l'anno scolastico, così come l'anno accademico, si svolge a cavallo di due anni, quindi l'anno scolastico di riferimento della mia dirigenza, l'ultimo anno scolastico di riferimento alla mia dirigenza è stato il 2021, mentre l'attuale anno scolastico è il 21-22. Gli episodi di cui si narra sono quindi riferiti al novembre del 2021, per cui io non ero già più dirigente. Ora, questa situazione, se mi consente, io sono rimasta basita e sconcertata perché, essendo stata dirigente per 10 anni... Scusatemi, non sento nulla, mi dica preside, grazie. Sì. Essendo stata dirigente per 10 anni in quella scuola, io sono veramente addolorata di quanto sta succedendo, anche perché i licei di Belvedere sono, in 10 anni li abbiamo portati ad essere un'eccellenza della regione Calabria, primo liceo classico di Calabria e Basilicata, dati Fondazione Giovanni Agnelli, quindi parlare in questi termini di questa scuola mi deprime tantissimo e mi addolora. Il riferimento ai fatti narrati, io non so veramente cosa dire, rimango veramente esterrefatta e quello che posso dire è che bisogna avere fiducia nella giustizia, che sia rapida e che porti chiarezza in tutto quanto è accaduto. Per quanto riguarda qualche riferimento che è stato fatto dalla stampa in riferimento a episodi che sarebbero potuti iniziare lo scorso anno, io devo categoricamente smentire questa faccenda perché io non so assolutamente nulla, non ho mai saputo nulla di questa evenienza e assolutamente c'erano dei dati di fatto concreti che possono smentire questo dato, in quanto il docente di riferimento, essendo persona fragile, è stato in smart working durante tutto l'anno, quindi si collegava dal suo domicilio per fare lezione agli studenti che in virtù della circolare ministeriale erano divisi in 50% che frequentavano da scuola in didattica a distanza e 50% dalle proprie case. Quindi questo docente ha lavorato in didattica a distanza. Inoltre, per mia pratica lavorativa, io ho sempre tenuto dei gruppi di chat di WhatsApp con tutti i rappresentanti degli studenti e con tutti i rappresentanti dei genitori. La mia porta è stata sempre aperta. L'anno scorso chiaramente ci sono stati disagi del lockdown, però comunque è stato un canale privilegiato di comunicazione con tutti i ragazzi che in tempo reale ricevevano tutte le notifiche dalle circolari, gli aggiornamenti sulle circolari ministeriali di apertura, chiusura. Sapete che delle volte il Ministero ci ha comunicato la domenica sera per il lunedì mattina le nuove disposizioni. Se non avessi avuto questo canale di comunicazione privilegiato con i ragazzi, non avremmo potuto comunicare tempestivamente le notizie.
E questa eccellenza nella comunicazione è stato anche uno dei motivi per cui io tendo ad escludere che l'anno scorso si siano potuti verificare anche solo ipotesi, anche solo ventilate notizie o allusioni, in quanto i ragazzi mi hanno sempre comunicato tramite cellulare, il mio cellulare è sempre stato aperto H24, e loro avrebbero potuto mandarmi dei messaggi, così come hanno fatto anche per questioni molto più banali, nelle quali io sono intervenuta, avendo dei contatti strettissimi con i carabinieri di Belvedere, ai quali ho sempre segnalato tantissime situazioni, abbiamo risolto tantissimi casi anche di violenza nelle pareti domestiche, grazie a una mia interlocuzione costante con le forze dell'ordine e con i servizi sociali. Quindi tengo ad escludere in questa categoricamente che sia sì. Accaduto prima, ma rispetto almeno quando c'era lei, ecco, per cui che questi fatti siano legati a fatti avvenuti o almeno la denuncia avvenuta dopo la sua presidenza. Esatto. Ci sembra di capire, adesso noi ci informeremo meglio, vedo il nostro Alessandro Politi che è collegato, che conosce questa storia e conosce anche la storia di Castrolibero, dove vediamo Dalia. Ciao Dalia, buongiorno, grazie di essere con noi. È un'altra vicenda quella di Castrolibero, è totalmente un'altra storia rispetto a questa, nel senso che si muovono su due canali sicuramente paralleli ma diversi comunque. Adesso la racconteremo. Volevo solo sentire Politi su questo liceo, non su quello di Castrolibero, che aggiornamenti ci sono, perché mi sembrava insomma, di aver letto che queste ragazze dicevano che durante il Covid nella DAD questo professore, per cui anche 2020, questo professore si spingeva a dei commenti sessuali. Sì, per cui... buongiorno a tutti. Sì, Eleonora, ha delle molestie. È corretto. Le ragazze racconterebbero che le presunte molestie sarebbero iniziate proprio nel 2020, nel novembre 2020 in DAD, con apprezzamenti a sfondo sessuale, chiaramente si parla sempre di presunte, e poi sarebbero però, come dire, emerse solamente successivamente, quando si sarebbe verificata questa presunta tentata violenza sessuale alla fine di novembre 2021, quindi poi denunciata. Da lì poi quindi tutte le ragazze avrebbero raccontato anche quello che ha avuto prima. Quindi insomma, io ieri sera ho avuto modo di parlare anche con la ex preside, mi ha confermato che non era a conoscenza assolutamente di questi fatti. Sì, infatti è proprio quello che sta dicendo. Adesso cercheremo di andare a fondo, di capire anche quando sono partite le denunce. Preside, intanto io la ringrazio di essere collegata con noi, anzi le chiedo di rimanere proprio perché lei ha un ruolo comunque importante nella scuola, perché come lei avrà saputo e letto dai giornali, un mesetto fa più o meno era stata fatta una manifestazione molto importante da tantissime scuole, non solo dal liceo di Castrolibero, sulla questione di questo professore che era accusato e è accusato tuttora di molestie sessuali verso le sue alunne. Stiamo parlando del liceo di Castrolibero. Intanto ben arrivata Simona Rizzo, ciao Enrico Silvestrin, grazie di essere qui. Enrico tempo fa aveva raccontato che anche a lui in un ambiente professionale era successo un fatto del genere. A te mai capitata una questione del genere? Adesso poi andiamo subito da Dalia. Prego. Sì, senza conseguenze Alessandro. Molto, diciamo così, drammatiche, però... sono stata rinchiusa in una casa. Io credo che la cosa più brutta che ti possa capitare è quella non accettare, spero che sia di monito per le ragazze che mi ascoltano, non accettare caramelle dagli sconosciuti. Quindi io sono uscita con un ragazzo che era molto più grande di me, io avevo 16 anni, e ad un certo punto mi ha detto che c'era una festa. Io molto ingenuamente non ho pensato che il pomeriggio fosse un orario sbagliato, però comunque mi sono fidata e mi sono ritrovata verso Casal Palocco, sai, in una zona quindi buia, diciamo così, un po' periferica, e sono entrata in una casa, siamo entrati in una casa, non c'era nessuno, ma adesso arriveranno le solite cose, ha tentato una violenza, ma io che facevo sport e quindi ero molto forte, mi sono difesa, ma anche con un'altra arma, che credo che sia quella poi... diciamo così, della disperazione, e cioè l'ho fatto bere, cioè io ho utilizzato l'alcol, ti giuro, essendo astemia
ho pensato di indebolirlo così, facendolo bere, quindi l'ho un pochino stordito, dopodiché mi sono chiusa in bagno. E sei scappata. Sono scappata dal bagno, ma la cosa più brutta è stata arrivare da Casal Palocco fino a una zona dove io potessi chiedere aiuto. Hai denunciato poi questo fatto? No. Allora, non solo non l'ho denunciato, non solo non l'ho raccontato a mio padre e a mia madre, perché avrebbero fatto forse loro qualcosa. Mi sono colpevolizzata, come fanno moltissime ragazze quando purtroppo subiscono una violenza anche psicologica, certo, se vuoi, in questo caso, ma perché io mi sono saputa difendere, perché se no sarebbe successo il patatrac. Come un'altra volta, allora, le violenze anche di cui parliamo, che non sono solo fisiche ma sono psicologiche, io ieri ti dico una cosa, ho assistito al supermercato ad una violenza, ad una donna, perché questo accade, parliamone, una donna di 70 anni, gli è passata davanti, lei voleva, poveretta, pagare, era stanca, si appoggiava al carrello, è passata davanti, ha detto mi fate passare, e una signora di 30 anni le ha gridato stai zitta tu e stai al tuo posto perché noi ti paghiamo la pensione. Cioè, quindi una giovane donna aggredisce una signora stanca e non solo, e la umilia, la mortifica, cioè, allora anche questa è violenza psicologica. Il razzismo anagrafico degli uomini però e delle questo, donne, però questo diciamo fa parte della violenza verbale. Adesso sì, però è psicologica. Noi parliamo di molestie sessuali, ma sai, la scuola sono anche, non ci dimentichiamo, le molestie sessuali sono anche psicologiche, certo, o psicologiche e poi fisiche, ma si arriva sempre a purtroppo una pressione psicologica all'inizio per poi arrivare invece ad altro. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché dobbiamo sempre ricordarci che i carnefici sono carnefici e le vittime sono vittime. Questo, su questo non io sai no, che ma sono, assolutamente non credo, Enrico, che qui ci possa essere responsabilità sull'aver denunciato o meno. È chiaro che, secondo me, visto che poi anche la denuncia può diventare uno strumento pericoloso, uno studente potrebbe anche usarla contro un docente, no? Certo. E quindi dire qualcosa che poi non è vero. In questo caso abbiamo la tecnologia, sperando di non dover tornare mai più in DAD, certo, però con la tecnologia tu puoi registrare tutta la lezione. Quindi un domani, se viene attenzionato da uno studente, certo, un episodio, questa è una bella, un preside può intervenire, certo, e guardare. Adesso, forse potrebbe essere successo, questo ancora non lo sappiamo, ma comunque ci andremo a fondo, ci informeremo su questo che è accaduto nell'altro liceo. Allora, andiamo a Castrolibero. Alessandro, l'ex preside rimane sempre, la Cianciulli è in diretta con noi. Allora, andiamo a Castrolibero. Alessandro, intanto, rispetto a quello che noi abbiamo raccontato un mese fa, che aggiornamenti ci sono, visto che c'è Dalia lì vicino a te? Vorrei precisare una cosa soltanto riguardo quello che hai appena detto, che effettivamente ci sarebbero sia delle foto e anche degli screenshot di queste presunte molestie, di queste presunte tentate violenze, quindi assolutamente anche di quelle ipotetiche, diciamo, svolte, attuate in DAD. Per quanto riguarda Castrolibero, lascio la parola sicuramente a Dalia, che è precisissima, è molto presente, ci tiene tantissimo ad essere qui, ci teneva tantissimo, ti ringrazio tantissimo per essere qui, vuole stare vicina agli studenti. Certo. Grazie Dalia. Ringrazio te Alessandro e ringrazio Eleonora. Sicuramente sono qui per dimostrare fisicamente il supporto alle studentesse che staranno affrontando uno dei momenti più critici del loro essere donne e muoversi all'interno di una società che ci discrimina tuttora semplicemente perché donne. Per quanto riguarda gli eventi di Castrolibero, la preside che è stata giustamente accusata da me in primis di aver insabbiato tutte le violenze, tutte le molestie nel buon nome e nella reputazione della scuola, è stata allontanata dalla scuola ed è stata sostituita da una nuova preside, ed in contemporanea il professore è in congedo e sta venendo momentaneamente indagato. Posso dire per una quello, cosa? Il professore è in congedo, scusa un sì, attimo, raccontami un attimo, mi mancano queste informazioni. Allora, sul liceo di Castrolibero questo professore è in congedo. Era stato messo in malattia. Me lo ricordo. Invece, successivamente è stato messo in congedo. Beh, questo è un passaggio importante, Dalia. Assolutamente, certo. Io purtroppo non ho troppe informazioni in merito perché vivendo a Milano non sono aggiornata in tempo reale su queste cose. Queste sono le informazioni più importanti che mi sono state riferite. Ecco, invece la preside,
qual è la sua posizione adesso? Perché mi ricordo al tempo che non voleva più parlarne, cioè lei non rilasciava dichiarazioni. Al tempo aveva assolutamente negato tutto in una maniera categorica, aveva detto che non era a conoscenza di queste cose, si è praticamente un po' smentita e contrariata da sola, dicendo prima una cosa e successivamente negandola. Aveva detto che aveva sporto denuncia, che aveva mandato la denuncia ai carabinieri successivamente alla denuncia da parte di una studentessa che appunto aveva raccontato alla preside di essere stata minacciata di essere bocciata se non avesse consegnato delle sue foto intime al professore. Successivamente però la stessa preside, quando è scoppiata tutta la notizia, ha detto che non era a conoscenza di nessuna molestia, di nessuna violenza, che non era a conoscenza dello stesso professore, chiedendo addirittura ai giornalisti di quali professori stiamo parlando. E ora? Che dice? Nulla. Momentaneamente la preside è stata allontanata, non sta dicendo nulla, non sta rilasciando alcun tipo di intervista, non sta parlando con nessun giornalista, nessuna giornalista, per cui non sono in grado di dirti quale sia la sua posizione in merito a questo. Cianciulli, quando una preside che rappresenta in quel momento, no, la massima istituzione scolastica di riferimento a tutti gli alunni e ai familiari e anche ai professori, riceve una mail come quella che aveva ricevuto quella preside, adesso io non la voglio chiaramente far entrare in merito a questa questione specifica, ripeto, ci sono delle indagini in corso per cui poi attenderemo l'esito delle indagini degli inquirenti, però ecco la domanda che le voglio porre adesso è proprio questa: c'è una responsabilità, no? Una responsabilità enorme da parte di una preside che riceve una notizia del genere? E l'audio? Possiamo generalizzare, quello che io posso dire, evitando di entrare nel merito di come hanno condotto la vicenda le colleghe, che sicuramente sono degne di rispetto e hanno la loro professionalità da spendere in questa circostanza, però quello che posso dire è che la procedura è una procedura netta, cioè qualsiasi cittadino italiano venuto a conoscenza di un fatto criminis è obbligato alla denuncia, quindi questo è un fatto di base fondamentale che prescinde dalla funzione che si svolge, quindi qualsiasi docente, qualsiasi genitore, qualsiasi ragazzo, chiunque è titolato a produrre una denuncia penale in questo caso. Quello che differenzia il ruolo del dirigente scolastico, essendo legale rappresentante, è il procedimento amministrativo, che è molto complesso. Io mi sono trovata per il passato in vicende analoghe, diciamo, per cui quello che bisogna subito, immediatamente attivare è un'istruttoria interna, è quello che impone la legge. Questa istruttoria bisogna farla con tutte le cautele del caso, soprattutto in presenza di minori, quindi bisogna obbligatoriamente fare redigere dei verbali di audizione dei ragazzi e ove ci siano minorenni in presenza anche dei genitori, far sottoscrivere questi verbali, un po' come avviene nelle denunce dei carabinieri, e protocollarli in protocollo riservato. Per cui una volta aperto questo fascicolo, acquisiti tutti i dati, condotta poi la controistruttoria che prevede la legge, cioè una volta auscultati questi testimoni bisogna ascoltare i controinteressati con una controistruttoria, redigere altrettanti verbali sottoscritti, protocollati in protocollo riservato, fare un'analisi di tutto il materiale quindi acquisito agli atti della scuola in maniera formale e dopodiché alla luce di quanto appreso in maniera istituzionale il dirigente è in grado di discernere l'entità del danno, ecco, certo, della problematica da un punto di vista giudiziario e amministrativo. A Castro Libero non è stato fatto, almeno quello che sembra, ripeto, attendiamo l'esito delle indagini. Intanto Cianciulli, io la ringrazio, le chiedo, visto che continueremo ad occuparci di questa scuola di Belvedere Marittimo, di cui lei ha fatto parte per l'altro anno in corso, lo specifichiamo, l'ha specificato molto bene e ci ha lavorato per tanti anni, ecco, noi continuiamo ad occuparci perché vogliamo andare un po' a fondo delle cose e dare delle informazioni più corrette. Intanto la ringrazio di essere, stata con noi. Mi dica. Posso chiedere un'ultima cosa? Adesso non come dirigente scolastico ma come giornalista.
chiedo che ci sia il massimo rispetto per tutte le parti coinvolte, che ci siano tutti gli estremi di garanzia, con una particolare attenzione alla figura dell'istituzione scuola, che non deve essere sminuita, non deve essere ridotta e emarginata in questi termini, perché le istituzioni e la scuola in particolare sono il fondamento da cui può ripartire una rinascita per questo paese. Quindi tuteliamo la scuola, tuteliamo l'immagine della scuola, e che sia fatta verità e giustizia in ogni settore. Grazie. Soprattutto tuteliamo l'immagine della scuola, però non ci dimentichiamo che quell'altra preside di Castrolibero, per tutelare l'immagine della scuola, non aveva portato avanti le denunce. Certo. Per cui quello di scuola come istituzione. Di scuola, non distruggiamo l'immagine dell'istituzione scuola. Non parlo delle specifiche scuole, parlo della scuola istituzione, perché è l'unica istituzione su cui si può rifondare una rinascita di questo paese. Nessuno la mette in discussione, ma se un genitore preside manda una ragazza o un ragazzo a scuola, deve sentirsi protetto, altrimenti assolutamente, certo, se va in un'arena. Infatti, tra l'altro, dobbiamo anche pensare questo, che i professori in qualche modo esercitano un fascino sugli studenti da sempre, no? Quindi è chiaro che gli studenti sono anche li accolgono, se poi vengono traditi. Tra l'altro, secondo me qui stiamo parlando, vengono traditi, hai detto bene quello che è successo anche almeno dai racconti di Castrolibero. Allora sentiamo la testimonianza di questa ragazza, adesso arrivo subito da te Enrico. Avevamo un filmato, mandiamolo, grazie. A parlare Giulia. Giulia è un nome chiaramente di fantasia, ha avuto la forza di denunciare questo professore, ripeto, accusato di presunte molestie, stiamo parlando del liceo di Castrolibero. Adesso ritorno subito da te Dalia, volevo mandare questo pezzettino di Giulia perché fa capire anche ai telespettatori che si sono appena collegati con noi qual era il racconto. Ascoltate. Giulia, tu avevi 14 anni, ci ricordi cosa è accaduto? Allora, buongiorno, prima cosa, io frequentavo appunto questo istituto e c'era questo professore che insegnava matematica, che già da per tutto l'anno scolastico tendeva a fare battutine appunto a scopo sessuale, inerenti comunque alla fisicità di noi ragazze, al modo in cui eravamo vestite, facendo allusioni comunque alle parti intime, che siano sedere o seno. Poi a fine anno scolastico, l'ultimo giorno in aula professori, io e lui stavamo per firmare il programma. E appunto lui esplicitamente mi dice vai in bagno, scattati una foto al seno e in cambio avrai la sufficienza. Questo proprio esplicitamente, non ci aveva nemmeno pensato, aveva semplicemente sbloccato il telefono, aveva aperto già lui la fotocamera, già pronto, mi aveva dato il telefono e mi aveva detto appunto vai in bagno, scattati la foto al seno e avrai la sufficienza. Tu sei caduta ovviamente in una crisi, a quel punto cosa hai fatto? Allora sì, io non sapevo che fare, l'unica cosa, sono gelata praticamente, non stavo nemmeno realizzando quello che stava succedendo, l'unica cosa che mi sono sentita di fare era alzarmi e riandare in classe, dove appunto sono andata a sfogarmi con i miei amici, sono andata a trovare conforto. Dimmi Enrico, c'è una denunciare, cosa questa cosa, è la prima cosa. Quello è fondamentale, però serve collaborazione. Allora, il docente di Belvedere è stato sospeso non dalla nuova preside, non dalla collega, è stato sospeso dal GIP. Quindi la situazione è più grave, secondo me, ed è più da condannare, perché la scuola non ha ancora preso una posizione, nonostante questo professore avesse anche un pedigree nella scuola precedente. Certo. Quindi lui arriva e la scuola non controlla neanche la storia di questo docente. Allora, bisogna arrivare, secondo me, adesso su in questa di Belvedere dobbiamo... In ogni plesso scolastico, per me, devono esserci telecamere ovunque, perché proteggono sia dal bullismo che... Ma guardate che basterebbe che partissero, come diceva prima la Cianciulli, proprio i protocolli interni, che sono previsti interni di verifica, cosa che a Castrolibero non è proprio accaduta. Allora, un messaggio da parte di Dalia. Dalia, a te. Hai un minuto. Ciao, alla fine della trasmissione. Sì, io vorrei ricordare soltanto che anche io sono stata vittima di queste molestie verbali, psicologiche e fisiche da parte del professore. Lui era noto perché appunto in classe era solito passare le mani sulle schiene delle ragazze con il fine di poter arrivare a sedere, oppure ci cingeva le spalle con il braccio, niente. Quasi...
In tanti anni nessuno ha fatto niente perché si voleva cercare di salvare la reputazione scolastica, sia ad Acri sia al Valentini Maiorana. E vorrei appunto ricordare che è quasi un po' inutile parlare di andare a prendere i casi specifici e poterli risolvere buttando queste persone che apertamente sono pedofili, lasciatemi passare questo termine forse un po' forte, in galera, quando in contemporanea non portiamo avanti un'educazione sessuale, affettiva e basata sul consenso all'interno delle scuole. Noi non riusciamo a riconoscere la violenza anche quando la subiamo da parte. Dei pochi paesi dove non c'è l'educazione affettiva, sentimentale come materia all'interno delle scuole. Hai lanciato un bel messaggio, non ci sarà Dalia. Questa educazione noi non riusciremo a comprendere questa violenza. E in contemporanea abbiamo bisogno di controlli. Devo chiudere. Grazie, perdonatemi, sono in chiusura. Ringrazio Dalia di essere intervenuta con noi, il nostro Alessandro Politi. Vi ricordiamo che però su questa faccenda di Belvedere Marittimo